Ciao Valentino, buongiorno a tutti, non vi vedo arrivare, ma mano a mano che vi vedo vi saluto. Un'iniezione di bellezza, speriamo. Facciamo di tutto per provarci. Allora, io mi vedo molto molto rallentata. Ok. Non vedo quante persone ci sono, quindi aspetto ancora qualche minuto e poi comincio ad affrontare l'argomento di oggi. Allora, devo cercare, eccolo qua, vediamo se riesco. Anna, ciao, adesso ti vedo. Ok, vedo che ci sono una decina di persone in diretta, quindi direi che partiamo. Poi chi non è riuscito a seguire la diretta comunque la può rivedere perché la salvo. Allora, parliamo di questo bellissimo loop. In fondo alla L, alla D e anche alla Q, in una delle due forme possibili. Allora, vi scrivevo sul post dell'annuncio che vi ho trovato dei begli esempi. Spero che la risoluzione sia sufficiente perché li vediate, però poi potete andarvi a trovare i manuali di riferimento. Facciamo un po' di calligrafia per nerd. I manuali che vi faccio vedere oggi, cioè i nomi dei calligrafi che vi faccio vedere oggi, li trovate tutti in rete nelle varie banche dati. Questo è uno dei metodi di studio che a me ha fatto più bene, andare a trovarmi i manuali veramente da sola, quando nessuno li condivideva. Mi sono messa con tanta santa pazienza a cercarmi le cose. Adesso l'abitudine a cercare questi manuali è un pochino più diffusa, per fortuna, quindi la gente va a vedersi le cose. È importante vedere come sono state fatte le cose prima di noi, perché a volte basarsi solo su calligrafi contemporanei ci dà una visione parziale delle cose, no? Quindi sì, ok, mi piace lo stile di un calligrafo, come fa questa lettera, eccetera, però vado a vedermi anche gli esempi storici e possibilmente me li vado a vedere in varie nazioni. Allora, io vi ho trovato tre calligrafi che non sono esattamente i soliti noti, anzi direi che sono decisamente i soliti ignoti, e sono un italiano, un francese e un tedesco lussemburghese, insomma, di Strasburgo. Per farvi vedere più o meno il periodo è sempre lo stesso, perché tutti e tre sono a metà dell'Ottocento ed è
il periodo in cui inizia anche a trasformarsi lo strumento che utilizzano i calligrafi, ok? Quindi le penne d'oca diventano sempre più appuntite, eccetera, eccetera. Se poi avete anche curiosità di andarvi a studiare questo argomento, è una cosa molto interessante. Adesso concentriamoci, scusate, su il famoso loop in fondo alla D e in fondo alla L. Allora, questo schema qua è di Auguste Taupier, 1861, ve l'ho messo qua. Poi vi segnate i nomi, tanto la diretta la salvo, quindi vi rimangono queste immagini. Allora, questo signore fa uno schema molto molto utile perché racchiude le sue lettere nei, come si chiamano, parallelepipedi, tratteggiati in modo che la gente veda le proporzioni di come costruire la lettera. È un riferimento molto interessante. È l'unico, uno dei pochi, credo, manuali che ho visto fare così preciso. E io vi ho estratto solamente le due lettere che interessavano a me per oggi, ma tutte le lettere sono fatte così, quindi se vi interessa, questa è una cosa parecchio utile. Oh, vedo un sacco di gente intanto, fatemi salutare. Ok, Anna l'ho salutata, la Nadia Leo, carina. Giulia Filippini, non ti conosco, ma ciao. Patrizia, ciao. Micaela, ciao, Stefania Anna Poce, non ti conosco, ma ciao. Ok, bene, siamo parecchietti. Allora, vi dicevo, questo qui è l'esemplare di Taupier. Lui era un calligrafo francese, quindi questa roba qua che vedete succedeva in Francia nel 1861, più o meno, metà dell'Ottocento. Vi ho detto che ho scelto tre calligrafi della stessa epoca. Quindi potete anche vedere, andando a vedere la costruzione delle lettere, i vari influssi a livello nazionale. Questo qui, aspettate perché mi sono un po'... Ok, adesso dovreste vederlo. È un italiano, Giuseppe Bertolla. Non l'ho mai sentito nominare da nessuno, quindi magari sarebbe interessante che oltre a quelli più famosi si cominciasse a vedere anche altri calligrafi. E anche lui ha dei bellissimi esempi di D e di L. E il terzo calligrafo, vi ho detto, è quello di Strasburgo. Qui vedrete davvero poco perché purtroppo il PDF che sono riuscita a stampare ha una risoluzione molto bassa. Adesso cerco di... i fini voi nel video li vedete un pochino male. Lui è Arnold Berliner e il manuale è del 1862 più o meno, anno più, anno meno perché è anche difficile trovare le date. Qui ho dovuto per Berliner, ho dovuto fare un pochino di caccia al tesoro. Allora, mi tengo vicino l'esemplare di Taupier e vi faccio vedere questa cosa. Vi faccio vedere prima il modo sbagliato di fare queste lettere. Vi faccio vedere la D. Aspettate che non sono sicura di avere l'immagine. Ok, sì, dovreste vederla bene. Allora, quello che rovina la lettera, vi dicevo, sia nel caso della D che della L, è non fare questa curva. Vedete com'è diversa la forma e l'eleganza di questa lettera rispetto a questa dove il loop che ho fatto è praticamente quasi una riga dritta. È come se la schiacciassi e la deformassi. Invece guardate qua che bella la linea che sale e poi riscende e risale. Questo è il modo sbagliato di fare la lettera. Idem nel caso della L. Vedete com'è dritta? E se
si esce esageratamente. Lo spazio che c'è qui, e qui è dove andrò a mettere la mia prossima lettera, questo spazio qua è tantissimo, non serve così tanto. State rovinando la consistenza della vostra scritta. Ma soprattutto non avete dato questa bella sinuosità alla lettera, e proprio gli aggiunge grazia, oltre a sembrare storta, cioè non c'è equilibrio in questa lettera, proprio perché l'ho fatta uscire tanto. Qui c'è più spazio, scusate, qui c'è meno spazio rispetto a qui. Ci sono varie cose che rovinano la lettera, però oggi concentriamoci su questa cosa. Se io tengo questo cambio di direzione troppo dritto, è come se abbattessi la lettera sulla riga, non gli do leggerezza. Invece, e qui nell'esempio di Topier lo vedete proprio tanto bene, io qui vi ho fatto... Aspettate che cerco di... Ok, così dovreste vederlo. È come immaginare che qui, appena sopra la nostra riga base, ci sia un'altra linea. E qui vi ho fatto lo schema. La mia linea di base è questa, della lettera, ok? Quando scendo dalla beauty line, rallento, mi prendo il tempo per fare questo loop e devo salire e fare sopra questa linea immaginaria, vado sopra, incrocio e riscendo. La quantità di vuoto che lascio qui dovrebbe essere più o meno bilanciata con la quantità da questa parte. Se decido di farlo un pochino più piccolino, ovviamente devono essere equilibrate, ok? Questa cosa, se si fa bene, che poi questo è il concetto, lo stesso concetto del cappello della F, ok? Ciao Lina, ciao Sara, Elena, ciao Alice, scusate che sto vedendo tutti quelli che... Roberta, ciao ciao a tutti, ciao a tutti. Dicevo, è il concetto del cappello della F e della T. Se voi lo fate troppo dritto, rovinate la lettera. Invece immaginate di avere sempre la vostra riga, salite e scendete. Adesso io ve la sto esagerando, non c'è bisogno di farla così tanto accentuata, ok? Però il concetto è questo, io devo far vedere questa cosa, vum, vum. Se la tengo troppo dritta, rovino la lettera. Allora, tornando a noi, lui mi piace tantissimo perché era veramente un nerd. Ha fatto proprio tutti gli schemi, c'è il diagramma per ogni lettera, quindi andate a vedervelo. E però vedete quanto si vede bene questo passaggio, questo cambio di altezza. Esce dalla beauty line, riprende il controllo del pennino, sale appena appena e riscende. E lo spazio che ha lasciato qua, sempre immaginando la nostra riga, l'asse che passa qui, è lo stesso che c'è qua. Lo vedete? Anche nella L, se io faccio la stessa cosa, eccola qua. E la riga sale e riscende tagliando la beauty line. Vedete com'è bella? Allora, invece, l'altra, siccome si vede veramente molto male nella stampa che vi ho fatto, provo a farvela vedere ingrandita dall'iPad, sperando che dopo vi faccio anche vedere un'altra cosa. Allora,
Vediamo, vediamo se riuscite a vederlo. Eccolo qua. Allora, questo qui, lui è Berliner. E guardate che carino, anche lui ha fatto nel suo manuale, corso completo di, c'è cioè un nome lunghissimo, corso completo di calligrafia, cose del genere. E dovrebbe essere un titolo in francese perché lui, era a Strasburgo. Quindi il titolo lo troverete in francese. Comunque si chiama Arnold Berliner, è sempre metà dell'Ottocento. Ha fatto, schematizzando la cosa, la beauty line con l'uscita tradizionale, un mini flourish, una possibile uscita della D e della L e questa che è l'uscita alternativa della L. Questa forma qua la trovate anche sullo Universal Penman. Quindi è un po', tra virgolette, arcaica, ok? E sotto vi fa vedere la stessa cosa. Aspettate che ve la ingrandisco, ecco, così dovrebbe essere. Opla, la stessa cosa applicata nelle lettere, vedete? Sopra avete solo la beauty line con le uscite e sotto vi fa vedere l'applicazione. Guardate come si vede bene qua. Quel sopra sotto di cui vi parlavo. Lui forse qui c'è un credo un piccolo, cioè è stato un pochino parco, forse poteva uscire appena di più. Però si vede tanto bene che non è una cosa dritta, ok? Ah, la cosa che vi volevo, e questo è Berliner, la cosa che vi volevo anche far vedere è che qualcuno girava il foglio o comunque aggiungeva una piccola ombra qui. Ne ho visti altri di esemplari storici che avevano invece l'ombra qui, quindi sulla parte lunga del loop. E poi aspettate che vi faccio vedere anche l'altro. Lui era Berliner. Ok, questo qui invece è un bellissimo alfabeto di Giuseppe Bertolla. Anche il manuale di Bertolla è, vi dicevo, Bertolla è prima, perché è 1850, quindi una decina di anni prima rispetto al manuale di Berliner e di Taupier che vi ho fatto vedere prima. Però guardate che belle lettere che faceva questo qua e nessuno lo studia mai. Allora, cominciamo dalla D. Ah, eccolo lui. Eccolo qua, vedete dove lo mette lui l'ombra? È minuscola, è proprio poco poco poco, però è molto bella anche fatta così. E si vede molto bene il sopra sotto che vi dicevo. Se voi immaginate di tirare una riga qua, lo capite lo schema che abbiamo fatto prima. E la L, vi faccio vedere, eccola qua, anche la L con la piccola ombra qui, lasciando la parte fina che taglia l'uscita della beauty line, e anche qua si vede molto bene il sopra sotto. Se fate bene questa curva, questa doppia curva, la lettera ci guadagna tantissimo. L'altra cosa a cui fare attenzione è la proporzione di questo loop. Perché se lo fate troppo piccolo, la lettera non sta in piedi. Dovete sempre guardare la proporzione della vostra lettera sulla linea di base. Sto cercando di nuovo, anzi ve lo faccio vedere qui. Aspettate che... Ops! Vediamo se riesco a ingrandirlo un po'. Ah, prima di farvi vedere un'altra quella cosa lì, vi faccio vedere questo, che non mi ricordo più dove l'ho trovato questo esemplare, ma eccolo qua. Guardate com'è carina quest'ombra qua, fatta così. È un pochino stretta l'uscita, però l'idea di mettere l'ombra qua e per farla dovete fare un pochino di aggiustamento del foglio, ma è molto bella, molto bella. E l'altra cosa, eccolo qua, che
che vi volevo far vedere per finire il ragionamento sulla L, l'altra cosa che dovete, a cui dovete fare attenzione, vi dicevo, è di far stare in piedi le vostre lettere, che è una cosa molto importante. Guardate la differenza tra... Aspettate che vi piego il foglio così lo vedete. Allora, questa L è il male, ok? Questa L è splendida. Guardate com'è tanto bilanciato lo spazio che traccio qui e lo spazio che traccio sotto. Lo vedete com'è bella in linea questa lettera? È fatta veramente molto bene. Questa qui è tutta sbilenca. Lo vedete che non ha abbastanza piedistallo da questa parte? Quindi questa è una cosa importante a cui, se volete pulire le lettere, dovete cominciare a fare attenzione. Hai visto Elena che maiuscole meravigliose? Sì. Alice Santoponte che mi chiede: si trova il PDF del manuale di Topier? Sì, signora, l'ho detto all'inizio della diretta, sono tutti calligrafi di cui trovate i manuali online. Lui si chiama Auguste Topier. E nel manuale c'è una pagina dedicata a tutti questi schemi, tutte le maiuscole sono schematizzate in questo modo. Lui è un nerd vero. Fatto veramente molto bene. Quindi, tornando a noi, ricordatevi che lo spazio che avete in questa piccola mezzaluna, la vogliamo chiamare in questa metà del loop, dovrà fare il paio con lo spazio che lasciate qua. Idem nella L. Vi dicevo che questo loop si applica anche alla Q. Vi faccio vedere. Aspettatemi un attimo se trovo. Eccola qua. Allora, questa qui è la Q, adesso vi faccio l'ingrandimento, dell'esemplare di Giuseppe Bertolla. Lo vedete? Lui lo ha usato anche nel piede della P, questa è una delle possibili forme della P maiuscola. Quindi questo loop, tutto sommato, ve lo potete giocare in diverse lettere e se lo fate bene, veramente dà un tocco in più alla lettera. Ok. Ah, nessun problema, Alice, nessun problema. Allora, io direi che per questo piccolo dettaglio posso fermarmi qua perché non c'è granché da dire. Insomma, queste maiuscole le conoscete, sapete come si costruiscono, eccetera. Oggi volevo semplicemente darvi tre spunti per iniziare a vedere magari anche dei calligrafi che non conoscevate, ma che vale la pena studiare, secondo me. Eccoli qua, ve li rimetto tutti. Spero che stiano nell'inquadratura, credo di sì. Sono più o meno tutti dello stesso periodo. Quello diciamo più vecchiotto è Giuseppe Bertolla, che è del 1850, e 10 anni dopo ci sono Topier e Berliner. Topier era in Francia, Bertolla era in Italia e Berliner era a Strasburgo. Quindi vi danno anche un'idea di quello che stava succedendo nei vari stati europei a livello di punta fine nel corsivo inglese, come ogni paese stava sviluppando le sue
le sue varianti, i suoi modi di scrivere, insomma. Se poi avete la pazienza di andarvi a vedere le lettere, di metterle un pochino a confronto, secondo me è un esercizio molto interessante e importante perché, ripeto, benissimo vedere i calligrafi di oggi, ma secondo me vale anche tanto la pena di andare a vedere che cosa succedeva 100 anni fa, 150 anni fa, perché quello che noi scriviamo oggi deriva da lì e spesso alcune cose si perdono per strada. Non è colpa di nessuno, sono cose che magari alcune forme, alcuni modi di tracciare non vengono tramandati perché o non piacevano o non sono stati divulgati a sufficienza o perché un calligrafo era meno famoso di altri. Adesso che per fortuna abbiamo scusate la ripetizione. Adesso che abbiamo la fortuna di poter accedere a delle banche dati digitali, che sono fondamentalmente quelle legate alle università, ai musei, alle grandi fondazioni, questa è una risorsa immensa. Quindi abituatevi a cercare informazioni e accedere a questi manuali che sono veramente una ricchezza incredibile. Magari queste cose qua poi nelle varie pagine che trovate, perché io adesso ho guardato semplicemente queste forme che mi interessava affrontare oggi, ma in realtà i manuali di questi tre calligrafi sono pieni di cose splendide, quindi se ve li andate a vedere, sono sicura che ci troverete un sacco di spunti per studiare. Bene. Vi rimetto qui i nomi dei nostri tre paladini, così rimangono anche nelle ultime inquadrature della diretta. Se non avete domande, io credo di aver esaurito tutto. Adesso aspetto, siccome tra quando parlo io e quando mi arrivano i vostri messaggi passa un pochinetto di tempo, aspetto magari un paio di minuti a vedere se arriva qualche domanda e se non arrivano ci salutiamo e poi comunque il video della diretta lo lascio sulla pagina così ve lo rivedete con calma o tornate a rivederlo se non c'è qualcosa che non vi ricordate sui nomi dei calligrafi che ho citato, eccetera, eccetera. Figurati, Micaela, e di che? Spero, insomma, di trovarne anche altri e di farvi delle proposte anche diverse nel futuro, se mi capita. Boh, ragazze, non mi stanno arrivando domande, quindi Anna Saleri, tutto chiarissimo, grazie, non avevo mai approfondito questo loop. Sì, è una piccola cosina, però fa la differenza tra una lettera scritta fatta bene e una lettera. Da dove parti a scrivere la D, Benedetta Gaburri? Io parto dalla beauty line, non conosco nessuno che parte da un'altra parte, da un altro punto, sono sincera. Conosco, ed è l'unico calligrafo che ho visto fare una cosa del genere, per me sarebbe impensabile. L'unica persona che conosco che fa la D in credo o 3 o 4 tratti, ma proprio staccando il pennino, girando il foglio, riprendendo la linea alla perfezione, è James Farrell, però anche lui parte da qui, scende, fa la beauty line. E poi fa il loop e va a fare la parte dietro della fioritura. Quindi sì, direi che questo è il punto di partenza. Sono contenta, Anna, che lo trovi interessante. Anche Lina, grazie mille. Ma grazie a voi, grazie a voi. Ok, ragazzi, allora rimetto di nuovo i nostri nomi in favore di inquadratura, così chiudiamo la diretta e rimangono
rimangono per tutti. Bene, grazie a tutti della compagnia di essere state con me. Spero. Ah, arriva Iliana Bellitto, se leggo bene. Invece, per quanto riguarda la C o la E minuscola, puoi dirci qualcosa in più? Non oggi, però possiamo fare magari la settimana prossima, se è una cosa che vi interessa. Quindi volevi C e E minuscole? Quindi lettere che hanno l'ovale alla base di tutto, mi fa pensare. Oh, ciao Nadia, ciao. Io e te poi ci dobbiamo sentire per una chiacchiera. Vabbè, possiamo fare la diretta di domenica prossima su tutte le lettere che condividono l'ovale, quindi la C, la E, la O e via discorrendo, il gruppo delle lettere ovali. Magari è una cosa per chi ha cominciato a studiare il corsivo inglese da meno tempo. Giustamente anche loro vogliono, facciamo una cosa meno da nerd come oggi, perché oggi era veramente tanto da nerd. Bene, ok, allora promesso, settimana prossima facciamo una cosa un pochino più per principianti e vediamo le forme base delle lettere minuscole del gruppo che condivide l'ovale. Ragazze, vi saluto. E passate una bella domenica, state al sicuro con il virus, mi raccomando, e sfruttate il tempo che avete anche per studiare, che è una bella opportunità. Ok, buona domenica a tutti. Ciao ciao.